Una delle finalità della scuola è sensibilizzare gli allievi anche alla solidarietà, soprattutto nei confronti di chiunque si trovi a vivere esperienze dolorose. Così il dirigente scolastico Valerio Vagnoli ha accolto la proposta di un gruppo di docenti che ha promosso all'interno dell'Istituto Comprensivo Pieraccini di Firenze l'incontro tra il sindaco di Aulla e alcuni studenti della scuola. Gli alunni della scuola primaria e gli alunni della scuola media hanno affrontato insieme al sindaco Roberto Simoncini il tema delle inondazioni dei paesi della Lunigiana, mettendoli a confronto con quanto avvenne a Firenze nel 1966. Il nostro istituto ha deciso di dare un piccolo contributo di solidarietà verso il comune di Aulla. Posso? Credo che sono contento di essere qui con voi, perché i giovani sono il nostro futuro, quindi è insieme a voi che si può costruire anche una società migliore. Questo è fondamentale. Siccome io sono padre di tre figli, dico sempre che prima di tutto bisogna studiare, perché questo è fondamentale, perché oggi la società ce lo impone. Secondo, bisogna interessarsi di quello che è la vita amministrativa, perché molto spesso si vede la politica come una cosa lontana, però in realtà la protezione civile, il volontariato e la politica, soprattutto della nostra città, sono una cosa che ci riguardano da vicini e quindi bisogna partecipare. Voglio ringraziare nuovamente la città di Firenze per tutto quello che è stato fatto e per quello che si pensa si potrà ancora fare. Dal comune, la persona del presidente e del sindaco, sia anche del presidente Gianni, perché ci sono stati vicini in questi momenti, quindi di solidarietà. E quindi tutti i piccoli gesti che sono importanti. Noi, per garantire che queste risorse vengano spese nel modo giusto, abbiamo costituito anche una commissione formata da persone che non sono del comune, proprio perché il primo intervento è quello di andare a aiutare tutte quelle cose che non sono previste nell'ordinanza, tipo le famiglie, hanno perso tutti i mobili, non hanno più niente, quindi noi abbiamo l'intenzione nostra di comprare i mobili e che questi soldi vengano spesi nel migliore dei modi possibili e che ogni euro abbia una tracciabilità e quindi sapere dove vengono spesi. Quindi anche questo evento ci deve insegnare a essere precisi, essere puntuali e avere questa tracciabilità. L'evento si è svolto nell'ambito del campionato di giornalismo Cronisti in classe, organizzato dalla Nazione e previsto dal progetto orientamento dell'Istituto Pieraccini, che per la prima volta vede in continuità classi della scuola primaria e classi della scuola media. È molto probabile, anzi purtroppo sembra sia certo, che le nuove generazioni non godranno di alcune delle garanzie che hanno accompagnato invece le generazioni precedenti, compresa la mia, anche per responsabilità che sono appunto delle generazioni che precedono quelle che verranno. Ma di sicuro possiamo lasciare ai ragazzi del futuro alcune garanzie perché la loro vita possa essere davvero serena o almeno più serena rispetto a ciò che la vita di negativo propone, offre purtroppo a molti di noi. Tra queste la solidarietà, il senso di solidarietà, un senso di solidarietà che veramente li può aiutare e perché ciò sia possibile è opportuno che fin da bambini, fin da piccoli si educhi, soprattutto anche nell'ambiente scolastico, al concetto di solidarietà. Peraltro in una città come la nostra, Firenze, che fin dal 1200 aveva già le sue prime confraternite che appunto aiutavano i bisognosi e che nel 400 decide di affidare all'architetto più importante di quel tempo, a Brunelleschi, il compito di costruire un ospedale bellissimo destinato agli ultimi, perché allora non c'era nessuno più ultimo dei bambini abbandonati, bambini che solitamente non godevano nemmeno del diritto naturale di essere considerati appunto esseri umani, figuriamoci quando questi erano abbandonati. Ebbene, la Firenze che ha trovato nella solidarietà e trova ancora oggi nella solidarietà un punto di riferimento, ebbene ha trovato anche qui all'interno della Pieraccini un gruppo di insegnanti straordinari, bravissimi, che hanno saputo trasmettere attraverso un progetto veramente molto stimolante il senso di solidarietà a bambini sia delle elementari che della scuola media. E infine mi preme ricordare che questa scuola è intitolata a Gaetano Pieraccini, appunto ad un sindaco, ad un antifascista, un sindaco fiorentino,
e soprattutto ad un medico che per primo in Italia portò la cultura della medicina sociale e della medicina del lavoro, cioè un'attenzione particolare a chi appunto ai primi del Novecento viveva in una condizione di subalternità. Ecco, in un contesto del genere io credo che un'attività come quella portata avanti da queste insegnanti, dalle mie insegnanti che ho l'onore di dirigere, sia veramente un grande stimolo, sia veramente una grande opportunità formativa e civile. Che cos'è l'archivio storico dei feudi della Lucia? L'archivio storico di Aulla è uno degli documenti, è un archivio che raccoglie diciamo un 200 volumi che sono del 1400 e che sono tutti gli atti notarili di quell'epoca, per cui è una memoria storica fondamentale per la città, che se andava distrutto era sicuramente una grave ferita soprattutto storica e culturale. La volontà dei giovani, la sovrintendenza e guardate, hanno lavorato, ci hanno dato una grossa mano. Adesso questi libri sono all'interno della Bofrost per quanto riguarda congelati, sarà fatta la riorganizzazione della Biblioteca Nazionale e dopo nel giro di un anno e mezzo, due anni, torneranno ad Aulla e un nuovo edificio che noi predisporremo. Buongiorno, volevo chiederle dove sono andati cioè i libri, tutti i reperti storici anche del Cinquecento, dove saranno andati e cosa sarà fatto per questo? Sì, diciamo che per quanto riguarda sia l'archivio storico che l'archivio del comune, sono stati in parte recuperati e portati nel comune di Pontremolo, che avevano delle stanze adatte. Quelli che invece sono andati sotto fango sono stati praticamente puliti, insacchettati e quindi oggi sono congelati proprio qui a Firenze, a Bofrost, e dopo alla Biblioteca Nazionale sarà fatto tutto il lavoro per l'iopilizzazione e per poterli riutilizzare. Quindi ci vorrà un anno e mezzo, due anni, dopodiché noi nel frattempo predisporremo la nuova biblioteca e l'archivio storico notarile per poterli accogliere e quindi in quell'occasione magari avremo modo di rivederci, per vedere il lavoro che avete fatto e quindi venire a visitare anche la nostra città. Vabbè, grazie. Quali sono state le persone prime a risolvere questo problema? Diciamo che noi abbiamo attivato subito la protezione civile provinciale e regionale, quindi sono arrivate subito le colonne dei vigili del fuoco, ma anche subito i volontari, e quindi già dal 26 di ottobre, quindi perché questo evento è successo praticamente nella notte, già nella notte alle 2 o alle 3 di notte erano già presenti i vigili del fuoco con le colonne fotocellule e quant'altro, e subito sono attivati anche le colonne del volontariato, e quindi il giorno dopo avevamo già 700-800 persone che ci hanno aiutato a dare una grossa mano per ripulire la città. Grazie. Lei sindaco, quali sentimenti ha provato? I sentimenti che uno prova in questi momenti sono sempre a volte di potenza oppure di capire che magari forse non è stato fatto tutto quello che era possibile fare. Questo credo che sia certamente un momento di sbando e che poi dopo ti fa comunque meditare, analizzi le cose e quindi dopo devi capire cosa è successo, il perché di questo evento e quali mezzi puoi mettere in campo per poter evitare che non succeda più. Capito. Grazie. Grazie a te. Non è mancata la curiosità degli allievi a cui il sindaco Simoncini non si è sottratto e ringraziamenti per la solidarietà tutta che le giovani generazioni promettono. Perché si possa insegnare il senso di solidarietà è anche opportuno, e questo le insegnanti lo hanno fatto direi in maniera egregia, anche questo è stato fatto in maniera egregia, è opportuno misurarsi con la realtà, misurarsi con l'esterno e far entrare il mondo esterno all'interno della scuola e viceversa. In questo senso mi sento di ringraziare la sensibilità del sindaco di Aulla che, pur in un momento difficile per la sua città, ha saputo venire qui a trasmettere ai bambini il senso di precarietà ma anche nello stesso tempo di fiducia che vive una popolazione quando è stata colpita da una terribile calamità naturale come quella di pochi mesi fa ad Aulla e nella Lunigiana, e pertanto veramente mi sento di ringraziarlo di nuovo per questa sua disponibilità.